125 No Limits. Da giovedì 18 giugno solo su JAB TV. Papa Francesco ha voluto affidare alla Congregazione della Dottrina della Fede giudizi sui vescovi che saranno perseguiti per il nuovo reato di abuso d'ufficio episcopale, ovvero non aver dato seguito alle denunce di abusi compiute su soggetti minori e persone deboli. Addirittura ci sarà un'apposita sezione competente e probabilmente le denunce saranno anche retroattive. Ennesimo passo avanti per il Vaticano, che per anni aveva tentato di soffocare un certo tipo di problematiche. Lei è soddisfatta del lavoro che sta svolgendo questo Papa, sì o no? Assolutamente sì. Perché? Perché è più a contatto con la gente comune, sostengo questo, quindi è più attento ai problemi della gente comune rispetto che ai problemi proprio della Chiesa, quindi non esce da quello che è il loro cerchio, e quindi per questo sì, assolutamente. Quando sente di storie di pedofilia, questi brutti fatti che sono legati alla Chiesa, qual è il primo pensiero che le viene in mente? È meglio che non lo dico il primo pensiero, perché sarebbe troppo crudele, quindi però sono contenta che lui è sceso a questa problematica, quindi che ci abbia pensato e che sta cercando una soluzione. Il Papa sì, la Curia in generale no. Specifichi meglio. Cioè, il Papa secondo me sta lottando contro delle forze più forti, più grandi di lui. Gli auguro per lui lunga vita e di poter proseguire il suo cammino, ma non ne sono così convinto. Senti, quando si legge o sente in televisione di questi reati di pedofilia associati al mondo della Chiesa, qual è il primo pensiero che le viene in mente? Non è una parola che si può dire bella. Diciamo schifo, ma è molto riduttivo. Io sì, insomma, mi sembra una brava persona, non faccio parte della Chiesa Cattolica, però sono contenta di quello che sta facendo comunque. Che cosa apprezza di più? Apprezzo il fatto che si stia dando da fare per il bene del popolo in generale. Quando sente di questi reati di pedofilia legati al mondo della Chiesa, che cosa pensa? Cosa le viene in mente? Penso che sbagliare sia umano e quindi io non ho mai pensato che i preti o che siano dei santi. E quindi vabbè, niente, mi dispiace, però non è una cosa sicuramente che va fatta.